Calabria è un problema cruciale, perché noi ci dobbiamo confrontare anche con una realtà, e non dire che ce la nascondiamo, che risente un atavico e subdolo meccanismo di presenza delle criminalità organizzate. E parlare di sicurezza, di rieducazione, di reinserimento sociale a queste latitudini è estremamente complesso, anche perché paradossalmente la normativa ostacola, non consente proprio alla funzione rieducativa della pena di dispiegare i suoi effetti laddove sarebbe ancora più dirimente e fondamentale che li dispiegasse, cioè laddove c'è una presenza forte delle criminalità organizzate. Mi tocca citarti, Mauro, mi dispiace doverti citare dalla presenza, vedo l'originale, quindi una copia è sempre degradata da questo punto di vista, ma mi piace il parallelismo che lui ha fatto, ma che poi viene fatto da sempre, da chiunque si sia rapportato con il mondo dell'esecuzione penale, allora quando lui in una meravigliosa lezione magistralis, in occasione della consegna della laurea honoris causa dell'Università Roma III di Roma, ha proposto questa metafora della leva bendata, opponendole invece una dea che veda, che vada a vedere, una giustizia che non sia più quindi cieca, ma che vada a vedere. E allora quanti ancora oggi purtroppo continuano a usare espressioni abominevoli del tipo lasciamoli marcire in galera, buttiamo le chiavi, io suggerirei di andare a vedere che cos'è il carcere, cosa c'è dentro il carcere, chi sono le persone detenute all'interno del carcere. Proprio questa mattina, insieme alla dinamica e bravissima direttrice Angela Paravati dell'Istituto Penitenziario di Catanzaro, la garante nazionale, il presidente della Camera Penale, abbiamo avuto modo di presentare un libro di un ergastolano stativo che è stato incarcerato a 25 anni, che ha 50 anni e da 25 anni in carcere, più di 10 anni è stato al 41 bis ed è uno di quelli che si definisce in gergo diciamo un morto vivente, perché è uno di quelli che non vedrà mai la libertà, fine pena, quindi ergastolano stativo. Oggi c'è forse una prospettiva di opportunità normativa per poter quantomeno dare quel diritto alla speranza di poter un giorno forse riacquistare la libertà. È un tema estremamente complesso, è un tema estremamente attuale, è un tema che a queste latitudini è molto sentito, ma io penso che sia una dimensione di giustizia costituzionale e anche internazionale, proprio a quello che è oggi l'oggetto della nostra conversazione, che non può essere eluso e che c'è